aerei, veicoli militari, missili o qualsiasi cosa. L'economia nell'Ucraina non ha ancora raggiunto fino in fondo, ancora un poco. Sarà peggio, penso che molto molto peggio. Paese è in guerre civili, come già abbiamo visto e abbiamo sentito. La situazione è molto difficile con la completazione del bilancio con il PIL. Donetsk portava sempre 20% di potenzialità economica, Lugansk 15%. Inoltre Dnipropetrovsk, attraverso quale trasportano il carbone, minerali di ferro circa 20%. Oggi è complesso, vedremo che il 50% di economia c'è, sta proprio in crisi forte di tutta l'industria. Oggi stanno lavorando con una caduta, Donetsk di 60%, Lugansk di 80%, Dnipropetrovsk ha perso più di 10%, quasi 20% di tutta questa economia. 20 anni della sua indipendenza, l'Ucraina ha avuto una indipendenza del potenziale tecnico, umano, personale, una indipendenza dall'anima slava, una indipendenza dal tutto totale. Cosa hanno costruito in questi 20 anni? Niente. Solo ville di tutte le oligarchie, dal primo presidente fino all'ultimo, e anche questi qua attuali. Sono tutti oligarchi ricchissimi che come vampiri mangiano sangue del popolo. Su costruzione di fabbriche più potenti al mondo, aperti centri commerciali. Su posti di centri di scientifica, di fisica, matematica, chimica, hanno aperto le discoteche locali. E così quasi a tutto il territorio dell'Ucraina occidentale. So di che cosa sto parlando perché ho visto dai miei occhi e ho studiato. 60% del bilancio PIL ucraino è servizi. Il paese non può vivere in queste condizioni. Certamente è facile dire e mostrare a tutto il mondo che Donbass è stato sovvenzionato. Sì, perché tutti gli uffici delle imprese, amministrazione, registrate in Kiev. E per documentazione tutte le imposte versate cadono nel cestino di capitale. Donbass stava coltivando grano, girasole, colza e altre colture. Alimentazione non è solo per ucraini, ma anche per esportazione. Export fanno le aziende più grandi del mondo. Milioni di tonnellate di grano vanno trasportati fuori, senza riserva necessaria per il popolo di Ucraina. E poi comprano lo stesso grano della tasca dei cittadini. È un assurdo. In corruzione sono ladri e così creano pure un genocidio di alimentazione per tutta l'Ucraina. Dalla testimonianza di tanti giornalisti che ho sentito anche io, 2 o 3 giorni fa, che questo è un conflitto più terribile che loro hanno visto, più grave dell'Libia, Siria e altri paesi. Perché è un conflitto tra fratello e fratello. Questo conflitto è entrato nella mia famiglia, nella famiglia di tutti i miei amici. Io ho perso quasi tutti gli amici di Ucraina. Mi hanno chiamato una moscalca, cioè significa Moscovita. che moscovita. Significa che sono da Mosca, significa che sono russa. Ma alcuni di loro conosco 20 anni, 15 anni, 10 anni, anche prima. Lo sapevano che sono russa e non c'era un problema tra di noi. Loro tranquillamente venivano a casa mia a dormire, mangiare, fare le feste, uscire insieme. Ci parlavano in ucraino, io parlavo in russo. C'era una lingua stessa tra le nostre anime. E adesso ho perso quasi tutti, beh, ho trovato tanti altri amici, però a me dispiace perché io piango 1 anno quasi ogni giorno. E adesso vi voglio mostrare l'ultimo nostro filmino che ho creato dalle foto che ho trovato nell'internet e ho fatto alcune scritture statistiche. Possiamo accendere.